ritrovati con l'informazione flash di Irpinia News. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Due donne dell'Interland salernitano hanno avvicinato una cliente in un negozio e, dopo averla distratta con scuse banali, sono riuscite ad impossessarsi del suo portafoglio che si trovava all'interno della borsa lasciata in un camerino. La vittima non si è persa d'animo e, accortasi del tentativo furto, è riuscita a strappare dalle mani della ladra il maltolto. Le due donne si sono allontanate e poi salite a bordo di un'autovettura parcheggiata poco distante. Anche questo dettaglio non è sfuggito alla vittima, che, dopo aver annotato il numero di targa, ha riferito il tutto ai carabinieri della stazione di Atripalda. Accusato di minacce ed aggressione, doveva scontare una pena giudiziaria, ma lo sconforto era troppo e agli arresti domiciliari ha tentato il suicidio. È accaduto a Calitri, nell'alta Irpinia. Un quarantenne, divorato dall'angoscia di non poter valicare le mura della sua abitazione, ha afferrato le forbici e cercato di tagliarsi le vene dei polsi. La prontezza del fratello e il tempestivo intervento dei carabinieri gli hanno impedito di farla finita. È stata emessa dal giudice Fiore la condanna nei confronti di un cinquantenne e della sua convivente quarantenne. 4 anni di carcere per lui, accusato di violenza sessuale su minori. 3 anni per lei per favoreggiamento. È accaduto in un paese dell'alta Irpinia. L'uomo abusava della figlia della compagna di soli 9 anni. Una storia di violenza, brutalità, cominciata nel 2009. Gli abusi avvenivano in casa. Finalmente, dopo lunghe indagini da parte della polizia, sono state raccolte le prove inconfutabili. Ieri è arrivata la condanna. Chiudiamo con lo sport. Calcio Avellino sarà presentato domani, in occasione dell'assemblea della Lega di B, il dossier della S Avellino 1912 contro i torti arbitrali. Il plico sarà consegnato dal segretario biancoverde Tommaso Aloisi. Con questo documento la società tenterà di tutelare l'immagine del club, della piazza e dei suoi tifosi. Chiudiamo con una notizia di basket. In gare come il derby mi esalto. Il capitano della Scandone Avellino, Valerio Spinelli, nel corso della trasmissione radiofonica Cestisticamente Parlando, anticipa i contenuti del prossimo match dei biancoverdi a Caserta. Sarà lui l'unico ex del derby campano tra le gare più sentite della massima serie di pallacanestro in Italia. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo come sempre per la cortesia. Attenzione, arrivederci.